Ficcate da venerdì nel Catanese, ma in tutta la Sicilia, Sicilia che brucia. Pensate che proprio da venerdì sono oltre 1000 gli interventi effettuati per roghi, come sappiamo, per lo più di matrice dolosa. Avete parlato dello stato di mobilitazione del sistema di protezione civile con l'invio di nuove squadre. Oggi alle 12 il presidente della regione Nello Musumeci ha convocato proprio qui un vertice di protezione civile per fare il punto della situazione, anche proprio per capire che cosa si può fare per questi stabilimenti balneari. Accanto a me c'è l'ispettore Orazio Rapisarda dei Vigili del Fuoco di Catania. Com'è la situazione? Com'è andata nella notte? Beh, adesso diciamo che con lo stato d'emergenza e quindi il raddoppio dei turni siamo riusciti un po' ad eliminare quelli che erano gli interventi in arretrato, quindi stiamo facendo degli interventi di bonifica. In atto non ci sono situazioni di crisi particolari, anche se venerdì, da venerdì a ora abbiamo fatto più di 300 interventi di questo tipo. Sulla natura di questi incendi sappiamo qualcosa in più? Ovviamente ci sono delle indagini in corso che stabiliranno le cause, ma indipendentemente dalle cause mi sento di rafforzare il discorso della prevenzione, della cura del territorio. Troppi campi abbandonati, troppi campi incolti, troppe sterpaglie che all'innesco accidentale o doloso danno degli incendi senza soluzione di continuità che ci mettono in grave difficoltà. Ecco, Massimiliano, aspettaci un attimo perché io voglio fare commentare questa risposta anche al nostro capo della Protezione Civile Curcio. Ha sentito, incide tanto la mano dell'uomo, molto spesso si tratta di roghi dolosi, diciamo la verità. Ma sì, il dolo è uno degli elementi principali che nascono poi da tutta una serie di altre vicende che vanno dagli interessi agli attriti locali, tante sono le situazioni. Non c'è dubbio che è come dire la predisposizione, che è quella che noi facciamo quotidianamente con i nostri centri di valutazione, come si suol dire, la tendenza ad un territorio a essere propagato dall'incendio ci fornisce le condizioni base, dopodiché ci vuole qualcuno che volontariamente o involontariamente questo incendio lo faccia partire. Quindi è evidente che l'azione dell'uomo è essenziale. Io credo che dal punto di vista dell'autocombustione veramente siano pochissimi i casi in cui ciò avviene.